Ciao cuoricini, io sono Martina Missi. Vi ricordate il video precedente? Avete lasciato tanti like. Adesso provo a videochiamare la mia amica Michelle, così vediamo se viene qua o non viene qua. Martina! Adesso provo a chiamarla, ecco qua. Allora, 000555. Guardate. Ciao Martina! Ciao Michelle, come stai? Che stai facendo oggi? Io sto bene, e tu come stai? Benissimo, sono qua a casa, ma tu oggi vuoi venire a casa mia? Io vorrei tanto venire a casa tua, ma l'altra volta tua mamma non mi ha voluto. Io ci sono rimasta molto male. No, ma mia mamma è fatta così, non ti preoccupare, ti vuole. Vieni, vieni, dai. Sicura, sorella? Ok, allora il tempo che mi preparo e vengo. Ok, va bene, ti aspetto. Sì, cuoricini, sta venendo Michelle! Mi metto a saltellare! Scusami, scusami! Ciao, cuoricini, Martina, ma che c'hai? Che saltelli, tutta questa felicità che è? No, niente, mamma, niente, mamma. Stavo qua solo giocando. Cuoricini, udite? Vabbè. Stanno citofonando e stanno suonando alla porta e aspetta che vado a vedere chi è. Mamma, apro io. Sarà forse qualche corriere. Ma appunto, se è il corriere ci devo andare io. Andiamo. No, ci vado io. No, ci vado io. Vabbè, andiamo insieme. Vai. Andiamo insieme, Martina. Andiamo insieme, Martina. Andiamo insieme, Martina. Ma che c'hai? Che c'hai? Rimani qui tu. Io vado sotto a controllare. Martina, aspetta, ma che sta aspetto, per il corriere? Ma che chiede? Hai ordinato qualcosa per caso? apro io No, apro apro io, spostati. Michelle, e tu cosa ci fai qui? Michelle, ma tu cosa ci fai? Mi hai chiamato tu, sorella. Michelle, ma questa volta i tuoi genitori lo sanno che sei qui? Boh, non lo so, sono al lavoro. Loro non ci sono mai, sono sempre in giro per lavoro. Non hanno mai tempo per me. Ma come non hanno mai tempo per te? Scusami, ma allora tu con chi è che stai? Chi è che ti accudisce? Sei soltanto una bambina. Sto con mia nonna. Ok, e tua nonna lo sa che sei qui oggi? In realtà mia nonna per ora sta in ospedale. Oh, ma mi dispiace. Questo mi dispiace davvero. Spero che non sia nulla di grave. Insomma. Mamma, comunque, tu ti devi scusare con Michelle, perché te lo ricordi l'altra volta che era successo? Lei si è seccata e se n'è andata. Eh sì, è vero, l'altro giorno sono stato un po' scortese, potete vedere tutto nel video precedente. Forse ho avuto dei pregiudizi, sì, purtroppo probabilmente Michelle ha sentito tutto, vediamo adesso glielo chiediamo, e si è offesa, ma adesso le parlo, così chiariamo questa cosa. Ok, allora Michelle. Sì, sister, dimmi. Ancora questa sister. Senti, tesoro, innanzitutto fammi una cortesia, non mi chiamare sister. Ma posso levarmi le giubbotto? Dobbiamo restare così. No, è certo che te lo puoi levare, levati le scarpe, tutto, va bene. Però per questa volta, per favore, questa volta le scarpe non le lanciate, per favore, almeno. Sì, togliti tutto, ok. Allora, fai come se fossi a casa tua. Ecco, ci risiamo un'altra volta. Vabbè, mamma, mantieni la calma, che è solo una ragazzina. E poi questa storia della nonna in ospedale, insomma, mi dispiace veramente moltissimo. Va bene, adesso provo a parlarle, ok? Allora, Michelle, scusate, che state facendo? Scusate, scusate. Che state facendo? Che state facendo sul video Mamma, tutte e due? mi stavo guardando i video con Sì, ma un Michelle. attimo, che prima devo parlare con Michelle. Allora, Michelle, tu l'altro giorno esattamente, che cosa hai sentito? Perché te ne sei andata via all'improvviso? Allora, io ho sentito un pochino di giudizi che mi hai fatto senza sapere la persona che io ero. Sì, e questo è vero, questo è vero. Ma ci sei rimasta male? Sì, questa cosa non mi è piaciuta. Io in realtà sono una brava ragazza. So solo che, dai, sorella, mi piace divertirmi.
Sì, con sta sorella, e lo so che ti piace divertirti, ma tu hai 10 anni e già fai altri tipi di cose. Martina ancora ha 6 anni, un po' piccolina, sai. Non può andarsene in giro con te. Dobbiamo cercare di valutare bene questa situazione, ok? Sì, va bene, scusa, ma l'età non conta sull'amicizia. E poi lei è tipo la mia sorella più piccola, però non di sangue. Ah, la sorella più piccola ma non di sangue, ho capito. Vabbè, facciamo una cosa, guarda, adesso vi preparo una merenda. Sì, mamma, ma ancora non l'hai chiesto scusa. È vero, è vero, va bene. Michelle, ti chiedo scusa se l'altra volta ti ho offesa, ok? Puoi stare qui tutto il tempo che vuoi. Davvero? Bellissimo! Perché io ho proprio portato il pigiama per restare a dormire qui. Sì, che bello! Vieni qua, andiamo! A dormire qui? In che senso? No, cioè, ma no, non è che io intendevo dire proprio tutto il tempo, cioè proprio tutta la notte, cioè tutto il tempo, volevo dire un'ora, 2 ore, cioè proprio a dormire qui, a dormire qui. Vabbè, a dormire qui, ha portato il pigiama. Vabbè, vado a preparare la merenda. Martina! Ma io non lo so, ragazzi, ma sta ragazzina non ci dai i genitori, sono al lavoro, non in ospedale, non se ne è capito più niente. Rimane a dormire qua. E vabbè, per una notte non ci fa niente. Se resta a dormire qui, la farò dormire nella stanza di Martina. Però mi sembra una situazione alquanto strana. Voi che ne dite, cuoricini? Non lo so, datemi qualche consiglio. Scrivetelo nei commenti quello che pensate. E soprattutto lasciate almeno 2000 like a questo video. Perché voglio capire bene questa situazione. E soprattutto voglio riuscire a contattare i genitori di questa Michelle. E soprattutto voglio contattare la nonna. Ora le chiederò in quale ospedale si trova. Ma secondo voi è la verità? Mammati, non dubitare di nuovo e non avere pregiudizi. Ecco, no, infatti, no, sicuramente dice la verità. Vabbè, comunque però, ma com'è vestita? Con quella felpa col teschio? Non lo so, ma che esempio è per Martina la felpa col teschio? No, mamma, ti non avere pregiudizi. È una brava ragazza e una brava bambina con un cuore buono. E chi se ne frega di come si veste, ecco. Però glielo chiedo, quella felpa dove l'ha comprata, glielo chiedo. Magari gliene presto qualcuna di Martina, un pochettino più sofisticata. Potrei chiamare Delia, che lei ha tanti vestiti molto fashion. Vabbè, comunque vado di là. Ah, la merenda, mi devo preparare la merenda. 5 minuti dopo. Ragazze, vi ho portato le merendine. Oh! Mamma, hai visto che mi ha regalato Michelle un anello del ragno e poi la felpa del teschio. Grazie. Non c'è di che, ce ne ho tante magliette così. Sì, sono fighissime. Fighissime? Martina, ma come sei conciata, Martina? Dai. Sorella, non fare la boomer. Che? L'albume? Che cosa? Le uova, l'albume? Ma che cosa dicono questi qua? Ma che ridono? Ma che state ridendo? Ma che ridete? Cosa c'è da ridere? Abbiate rispetto di mamma T. Le merendine. Lovetto. Dammelo. Un Kinder a te. E mi raccomando, stavolta non buttate le carte per terra come nel video precedente. Cortesemente, grazie. Io questo è veramente una sorella. La cioccolata nel divano. Sto schiacciando la cioccolata ovunque. Avevo appena passato l'aspirapolvere. Martina! Ehi, Martina! Vuoi vedere una cosa? Sì. Wow! Voglio fare anche io! No, se sei lo scaldamento! No! Sorella! Che succede? Martina si è fatta male! Succede? Come si è fatta male? Che è successo, Martina? Martina, che cosa è successo? Martina, che cosa stavate facendo? Come hai fatto a cadere? Cosa è successo? Ho fatto vedere una cosa e si è fatta male. Ecco, lo sapevo io. Che cosa hai fatto? Aspetta.
così. E voleva imitare me, che facevo così. Voleva imitare te, imitare, appunto. Lo sapevo io che Martina avrebbe iniziato ad imitare Michelle. Lo sapevo io che ti facevi male, lo sapevo dove ti sei fatta male. Ma queste cose, lei le sa fare perché magari farà danza. No, no, sorella, queste non le ho imparate a danza. Non mi piace la danza, le ho imparate io, da sola. Non ti piace la danza? Ma le hai imparate. Vabbè, comunque, Martina, come fa? Riesco a muoverla. Mamma mia. Sì, riesco a muoverla. E io so fare però solo questo. Piano, piano, prima che mi fate male. Mamma mia, non voglio guardare. Allora, facciamo una cosa. Tra poco la cena è pronta. Andatevi a mettere il pigiama e vi andate a lavare le mani. Forza. Martina, scendiamo di sopra. Sì, piano, piano dalle scale, però piano dalle scale, dai. Andiamo su. Ah, che bella, è questa la vostra stanza? Mi ci metterò io! No, Michelle! No, voi dormite di là nella stanza! No, andiamo! Andiamo! Vabbè, andiamo questa stanza! Sì, andiamo a dormire! Io la vedo! Andiamo di là a dormire! Qui si dà... Mamma mia, ma che bisogno! No, queste sono sessioni, non mi piace! Marti, ho pensato a una cosa! Ma perché non ti fai tutte le pareti neri come un teschio, come in questa felpa? Va bene, ci sto. Prendiamo i pennelli e diminuiamo tutto. Signorina, che pennello, che teschio, ma che cosa state dicendo? La stanza rimane così rosa, per com'è, rosa, tutta rosa. Va bene, allora mettiamoci questo pigiama. Dov'è il pigiama? No, che brutte con le principesse, non mi piace. Ma guarda un po', va. Ma che stai facendo con i quadri? Ma che state facendo? Sto togliendo. Brava, togliamo tutti i quadri. Ma che cosa state combinando? Brava. Oddio. Togliamo tutti i quadri. Allora. No. Che quello l'ho fatto io, quello l'ho fatto io. No. Vabbè, datemi i miei quadri preziosi. Comunque, ti chiedevo, Michelle, dov'è il tuo pigiama? In realtà, io dormo così. Così? Con i jeans? Ma stai scomoda? Ma scusa, mi avevi detto che ti eri portata il pigiama? No, ti ho detto che dormo qui, no che mi sono portata il pigiama. Mi sembrava di aver capito che ti eri portata un pigiama. Vabbè, comunque, poco importa, vorrei dire che te ne presterò uno di mattina. Sì, va bene, sorella, vai a prendere i pigiamini. Ancora questa sorella! Che sorella! Marti, ho un'idea. Però non lo dire, noi facciamo finta che ci colleghiamo. Poi invece, appena si addormentano tutti, noi ci alziamo, ci vestiamo e scappiamo ad una festa dei miei bro. Ok, ma non può essere pericoloso, Michelle. No, tranquilla, ci penso io a te. Ma mi raccomando, non lo dire. Brava Martina, stai imparando. Sì. Allora ragazze, ho trovato questi pigiamini e per stasera vi metterete questi qua. Sì. Allora, questo è per te e questo è per te, mi raccomando, mettete i pigiamini, va bene? Sì. Ma ci mettiamo il pigiamino. Sì. Vabbè, ma io resto qui, siamo tra donne. No, Vai. 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 Vai.